Ecco, adesso Maria ci legge due note su Orazio. Sì, e lei che in realtà hai provato a fare mille cose e non sono riuscito a fare niente. Ma tu questa laurea non l'hai voluta per un atto di volontà. Assolutamente. Volevi dare i soldi allo Stato? Prima, perché non volevo essere nominato dottore da chi ne sapeva enormemente meno di me. Bravo! Fra i tanti altri motivi. Va bene. Ok, a questo punto ascoltiamo la tua relazione. Beh. Sei intervenuto tante volte, sì, però non ho detto le cose. Che c'hai da dire? Mi levi il proiettore davanti agli occhi? No, ce l'ha avuto tutti. Guarda qua. Ah, è luce, cioè bisogno di luce. No, va bene, va bene. Hai fatto il musicista e c'hai problema con il riflettore. Gli spot una cosa. No. Parto. Pure il musicista. Vai. Parto. Qui abbiamo avuto tantissimi relatori. Eri direttore d'orchestra. No, bassista. No. Bassista, non bassista. Parto. Abbiamo avuto tantissimi relatori in questi due giorni e sono emersi tutta una serie di ragionamenti di, come ha detto giustamente Giorgio Vitali, più che ragionamenti basati su documentazioni inconfutabili o quantomeno apprezzabili, comunque basate su pareri, su opinioni più o meno personali. Qui bisogna andare però alla radice del problema. La radice principale, enorme, che ci attanaglia da sempre, da quando fu emesso l'editto di Tessalonica nel 393, abbiamo avuto la conquista dell'impero romano da parte del potere economico, diciamo così, Levantino. E quindi lo stravolgimento dell'ordine sociale, dell'ordine economico, dell'ordine legale e quant'altro. E da lì diciamo, ha cominciato un rotolamento storico che si protrae fino adesso con mille vicende, tutte hanno delle varie ragioni, motivazioni, conseguenze e quant'altro, ma andiamo al momento attuale. Al momento attuale noi abbiamo una cosiddetta invasione, che in realtà è una delle migrazioni storiche che sono avvenute da sempre, come ha detto l'amico Umberto qualche momento fa, un paio d'ore fa, appunto, che sono sempre esistite, a partire addirittura dal Neolitico, forse anche prima. Ma quello che è importante invece mettere a punto è che cosa effettivamente ha prodotto e produrrà, e che cosa è davvero questa migrazione e immigrazione che dir si voglia. Da una parte c'è un elemento storico, è un tassello di un mosaico molto più ampio, messo in piedi dal potere centrale, il potere unico, che come ho accennato un attimo fa è basato su Roma. Roma è comunque sempre la capitale mondiale, sia per quello che riguarda il potere politico, sia per quello che riguarda soprattutto il potere economico. Non ci scordiamo mai la pantomima messa in atto in epoca appena terminale del Medioevo e diciamo all'inizio dei comuni, del Rinascimento, che ha visto la delega da parte dei papi dell'epoca, a partire da Nicola V in poi, che delegava le concessioni della gestione dell'usura e della fiscalità agli ebrei che dovevano pagare quote notevoli di concessioni di circa 250 pezzi d'argento, che corrispondevano a circa 150 kg d'argento all'anno, e quelli dovevano cercare di rimediare più di 150 kg di argento all'anno, e quindi con tutto quello che ne consegue, non entriamo nel dettaglio. Quindi noi abbiamo in pratica una operazione di saccheggio che va avanti da sempre. E questo saccheggio a che serve? Serve a creare la carestia, a creare l'indigenza, a creare la mancanza, e come dicevamo prima, quindi la necessità per un uomo di lavorare, di sfruttarsi fino allo sfinimento, come facevano
gli negri nelle cotton farm e così via, e quindi praticamente cercare di coinvolgere visceralmente e completamente l'interesse, il lavoro, l'energia di un uomo per produrre la ricchezza che viene sottratta attraverso il denaro oggi, ma attraverso altri sistemi prima, dal padrone, ricordiamoci sempre che il padrone assoluto universale oggi si chiama Francesco I, non è per caso che si chiama Francesco I, ricordiamo anche quello. Quindi tutta questa messa in scena e struttura preesistente, storicamente preesistente, è però in funzione di qualcosa che sta per avvenire, è qualcosa che sta per avvenire che qui è stato appena accennato, e cioè noi ci troviamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale, la terza è appena avvenuta 10 anni fa. Nel corso c'è stato un crescendo iperbolico, per cui fino al 1750 c'era, diciamo, la non industrializzazione, dal 1750 al 1900 la seconda industrializzazione, dal 1950 ad oggi la terza industrializzazione, da un paio d'anni fa al futuro che ci sarà riservato e vedremo poi quale sarà, la quarta rivoluzione industriale, che comporta, insieme all'arrivo di questa nuova industrializzazione, meccanizzazione, automatizzazione spinta, cibernetizzazione eccetera, comporterà la perdita della massima parte del lavoro svolto oggi dagli uomini. Quindi se prima per esempio in una fabbrica lavoravano 500 uomini, dopo ne servirà uno solo, servirà un ingegnere elettronico, un ingegnere informatico e quant'altro, che si occuperà della gestione del sistema di produzione. Addirittura sono già in studio le prostitute cibernetiche, a questo punto siamo, cioè non saranno neanche più necessarie prostitute umane, siamo a questa follia assoluta. Quindi oggi bisogna cominciare a pensare, e questo già è stato fatto dalla comunità europea, fortunatamente, perché qualcuno che c'ha il cervello nella comunità europea ancora esiste, è raro, ma c'è. È raro, e questa signora a capo di questo gruppo di ricercatori, di 5 diverse fasce di ricercatori messe in piedi per organizzare la risposta a questi eventi che stanno per realizzarsi, di origine belga, in rappresentanza del Belgio, il 16 marzo dell'anno scorso ha prodotto un testo unico della cibernetica, che non conosce nessuno ovviamente, i giornali non ne hanno parlato assolutamente, ma che esiste e che d'obbligo e recepisce tutte le istanze che sono state individuate e che permettono appunto di mettere a punto una strategia di risposta al problema, perché il problema c'è, ma è un problema che potrebbe essere anche una grande soluzione, perché qualcuno l'ha detto ieri, è possibile oggi finalmente emancipare l'uomo dal lavoro e il lavoro dall'uomo, cioè il lavoro e l'uomo non sono più, come ho sentito qua in qualche occasione, interdipendenti, diciamo in maniera troglodita, addirittura ancora pensare della competizione fra chi lavora qua e ha perso il lavoro e quelli che vengono, gli immigrati che cercano il lavoro, e quindi una guerra fra poi saremo tutti poveri se non cominciamo a pensare alla redistribuzione della ricchezza, perché andrà a finire, io l'ho detto in un'altra conferenza 20 giorni fa, andremo a finire che avremo un solo padrone, una sola fabbrica e un solo compratore che è il padrone della fabbrica, non ci sarà altra possibilità. Se questo è ovviamente il ragionamento al limite, no? Per andare proprio all'essenza ultima, ma questo è il processo, non ci arriveremo domani, non ci arriveremo magari fra 20 anni, ma fra 50 anni sicuramente sì. Quindi fra 50 anni bisognerà avere le idee chiare già da adesso, perché se io vengo estromesso dal posto di lavoro che faccio, che ne so, l'aggiustatore meccanico, che oggi fino a qualche anno fa era un ottimo lavoro, ben retribuito perché prevedeva tante competenze eccetera, oggi non serve più perché c'è la piallatrice automatica che fa delle cose eccezionali al millesimo di micron, quando un uomo non ci potrebbe mai arrivare. Quindi ecco questo il problema. Il problema, sì, quindi, il problema, cioè, io ho sentito qualche giorno fa un'esperta in televisione, anche se noi abbiamo i robot e tutto, non è vero che noi poi viviamo peggio di prima, che mancherà il lavoro. Sto dicendo
sto dicendo, allora bisogna normare, bisogna cominciare a codificare. Ad esempio, la cosa è facilissima: la comunità europea ha trovato l'acqua calda, ha scoperto l'acqua calda e ha detto semplicemente: ci abbiamo 100 operai che lavorano, a te imprenditore quanto costano? 10 milioni al mese? Quei 10 milioni al mese te li tasso tutti, tu comunque hai un impianto che invece di lavorare 8 ore al giorno lavora 24 ore al giorno senza malattie, senza pensioni, senza scioperi soprattutto, senza domeniche, quindi produce 10 volte di quello che producono 100 vale, ore. Ma questo vale per le grosse aziende. Ma vale per qualunque azienda? No, sì. Perché se parliamo dell'Italia, ricordate... Vale per qualunque azienda? No, perché l'Italia è nata, si è fondata e ha creato la sua forza economica sulla piccola azienda, ma l'hanno distrutta la piccola. Non è vero, no? Allora... Cominciamo a pensare diversamente. Questo sistema può essere io oggi non posso, ma fra 5 anni o 10 anni io imprenditore potrò prendere un solo robot che fa qualunque lavorazione meglio di qualunque umano. Ma queste sono industrie, ma l'industria al momento c'è. Ma anche il professore, io posso prendere un androide e fargli fare il professore esattamente come ha fatto il professor Sacca, né più né meno. Anzi, forse meglio di lui. No. Sacca, era una battuta. Io non dico per chiarire la faccenda, che credo che ne sono occupato. Certo, vieni. Bisogna finalmente capire che l'apporto del lavoro non ha nulla a che vedere con la produzione della merce. C'è il valore della merce. Bravo. Non dipenderà più dal lavoro. Bravo. Quindi si altera tutto il sistema economico. Se non si capisce questo, le chiacchiere anche sull'immigrazione valgono zero, perché il capitalismo sta tentando di restare fermo al valore lavoro, abbassando il costo del lavoro. Invece purtroppo la tecnologia distruggerà questa ipotesi, per cui il capitalismo si troverà con le brache, capisci? Non avrà consumatori. Non avrà consumatori. Ascolta un attimo. Quindi la tecnologia dell'immigrazione per abbassare il lavoro, che è l'unica ragione dell'immigrazione, l'immigrazione è dovuta al tentativo del capitalismo di avere lavoratori a basso costo e in nero, per far concorrenza alla Cina. È la maniera di alternativa allo spostamento del capitale in Cina. Quindi o si sposta il capitale in Cina o in India, o si sposta i lavoratori in Europa. Sono le due alternative del capitalismo. Ma il robot distruggerà questa ipotesi. Quindi è un'ipotesi fallita in partenza. Noi allora, ascolta, avremo un effetto terrificante. Distruggeranno le nostre società senza salvare il capitalismo. Chiaro? Giustamente. Per quello dietro c'è stata un'altra manovra. L'ultima cosa che vorrei dire, il discorso fondamentale è capire che la tecnoeconomia, come diceva Marx e come dicevano Lenin, il capitalismo distrugge se stesso, perché va con dei cicli continui incontro a crisi continue sempre maggiori, ad agli scarti sempre maggiore produttività e sempre maggior crisi. Quindi la tecnologia sarà solo un veicolo per questo fatto, cioè maggior produzione, maggiore crisi. Che concludo io. Eccomi. Allora, per riprendere il discorso dove era stato interrotto giustamente dal professor Sacca, che ha titolo e merito e argomenti per discuterne ampiamente, però per concludere in maniera molto modesta il mio ragionamento, direi che quanto ha accennato appunto il professor Sacca è sicuramente condivisibile, ma non solo, auspicabile da una parte e anche addirittura provocabile, proprio perché io sto qui in questo momento per dire che occorre prevenire il fatto, bisogna prevenire l'evento intelligentemente, come dovrebbe fare un politico vero,
e invece purtroppo noi abbiamo una classe politica sia in Italia che nel giro d'Europa e negli Stati Uniti, non ce lo scordiamo mai, che non è che in altre parti stanno meglio, stanno esattamente come noi, sotto una cupola più o meno ancestrale, più o meno occulta, che ci domina dall'alto, e su questo non c'è ombra di dubbio. Allora bisogna invece, questo diciamo evento non prevedibile o in qualche modo non aggredibile o reversibile da parte del potere economico mondialista, permetterà l'emancipazione, se sappiamo giocarcela bene, l'emancipazione dall'obbligo del lavoro, perché dovremmo avere, altrimenti o corriamo il rischio dell'estinzione del genere umano nel giro di una o due generazioni, e quindi non c'è più un problema africano, un problema africano, un problema americano, un problema cinese, sarà un problema mondiale, e quindi non c'è una questione di razza, è una questione di emergenza. Noi siamo oggi in piena emergenza, e questo i nostri politici non l'hanno manco capito, è quello il problema grave. Quelli lo sanno. No, non lo sanno, non hanno idea. Io ci parlo ogni tanto con i nostri cari politici, non lo sanno. Allora, concludo. Cioè, aspetta. Un attimo, fammi finire che poi dopo ne parliamo. Allora, in conclusione, che cosa c'è? C'è un bivio non biblico, un bivio ancora più immanente e immane, che non è mai capitato nella storia dell'umanità. Noi ci troviamo nel punto in cui possiamo diventare i sapiens, cioè tre volte sapiens, oppure nel punto in cui rischiamo l'estinzione. Ecco il problema grave, ecco il problema che va organizzato, va strutturato. E quindi noi ci ritroveremo non più a dover duellare e competere fra una razza piuttosto che l'altra, fra un uomo rispetto a un altro, ma ci dovremmo mettere in competizione con la cibernetica, con l'uomo macchina, quello che è più bravo di noi, più intelligente. È l'economia che ci divora, è questo il problema. Aspetta un attimo. Allora, in tutto questo, se normiamo il sistema, potremmo avere ridistribuzione della ricchezza, dare il minimo garantito a chiunque, agli africani, ai moicani, ai sikh, a chiunque, e quindi avere un mondo finalmente che si dedica alla celebrazione dell'uomo, alla emancipazione dalle piccolezze delle competizioni, delle rivalse, eccetera. L'arte allo sport. Sola? Finalmente ritorniamo all'arte e allo sport. Sì, e quindi incominciamo di nuovo a porre l'uomo al centro del pensiero, allora, e non più il lavoro al posto dell'uomo. Ho finito. Bravo. Avere il giusto prezzo delle decisioni, ci sono degli interventi, grazie al momento tutti i relatori che ci sono stati, e per aver reso anche vivo il dibattito, grazie a tutti. Ci sono degli interventi, qualcuno di voi ha da aggiungere qualcosa, sì. Vuole, prego. Merito un premio perché ho ascoltato tutte le bravissimo relazioni. Bravo Antonio. Stagano visto dello la sua relazione, se n'è andata via, ma l'unico che le ha sentite tutte sono io. E mi serve soltanto una... Io ringrazio, comunque sempre rimango dell'opinione che l'Occidente deve dare i rischi questo nei loro devi paesi, dire, no, o nei paesi mi intervisti vicino, mentre dico questo. Noi dobbiamo ripartire da queste cose. Non a caso, guardate la data, qui ci lavorava veramente. Il biglietto obbligatorio di andata e ritorno. Sì, come se vengono qua, noi dobbiamo ricreare e ritornano a casa perché c'è un biglietto. Ma questo l'aveva già detto. Anche l'aereo. Sì, ma l'aveva già detto. Anziché venire dal mare. Gli androidi. Invece li lasciano venire dal mare per i centri d'accoglienza. Che è molto vicino. Giorgio, posso dire qualcosa io? Dillo, perché subito. Il problema è questo: se si svincola la produzione dall'apporto del lavoro umano, la distribuzione della ricchezza non riguarda più il lavoro. Io ti devo dare soldi anche se tu non lavori. È quello che questo è importantissimo. È quello che stiamo dicendo. Lo so. Però è tutto lì. D'altronde lo diceva in maniera molto adeguata Domenico De Masi. Sì, ma diceva Marx, il quale Domenico De Masi io da una vita. Lo so.
il quale Domenico De Masi recentemente in un'intervista faceva vedere una certa situazione in Puglia dove molte fabbriche erano state trasformate già adesso in musei. Esatto. E quello è il problema. Esatto. E qui basta che ci voglia della gente che abbia un minimo di senso umano e umanistico. Esatto. Questo è qua. È qua. Sì, il profitto, ormai è la problematica del profitto. Il profitto non è più storicamente appartato. Esattamente. Non c'è più possibilità del Esattamente. Profitto. Vogliono continuare il profitto e vogliono gli stranieri. La macchina prezzo. Uccide lo spirito del profitto dalla, e l'avrebbe dovuto fare comunque, ma lo farà di sicuro. D'accordissimo. A presto. D'accordo.